Dunque, buonasera a tutti. Buonasera a tutti voi che siete qui stasera e soprattutto grazie anche per averci preferito all'accometaggio di Rosetta sulla cometa 67P. Sono sicuro che vi divertirete altrettanto e sarà altrettanto interessante. Siamo qui ad inaugurare quello che è il secondo ciclo di VIS. VIS è il ciclo è il programma di outreach della scuola normale, che VIS sta per Virtual Immersion in Science. Abbiamo un programma di divulgazione della ricerca che la scuola normale fa e vogliamo condividerla con un pubblico più largo possibile. Quindi questo programma, il cui sito vi invito a visitare, vis.sns.it, è un programma che cerca di coprire varie aree della ricerca che la scuola normale svolge. Per il momento siamo lieti di avere 5 aree differenti in cui svolgiamo delle attività. Queste variano appunto dalla fisica delle particelle, e stasera abbiamo l'onore di avere la conferenza del professor Barbieri. Poi abbiamo cosmologia, abbiamo chimica, biofisica e archeologia. Abbiamo piani per allargarci anche in altre aree che vi lascio un po' di suspense quali siano, però vi avviso che il 26 novembre avremo un altro evento speciale di VIS che sarà in memoria di Norbert Wiener. Norbert Wiener è un famosissimo matematico cibernetico, il padre insomma dell'informatica, e era anche uno scienziato che teneva molto ai temi della pace. Il 26 novembre ricorre il suo 100° compleanno. Ovviamente lui è morto, ma noi lo ricordiamo lo stesso, quindi siete tutti invitati il 26 novembre pomeriggio a questo evento speciale, che quindi ha a che fare con la matematica, ma anche con l'informatica e dei temi più vasti come la pace. Per finire, vi ricordo anche che questa è la prima delle conferenze del ciclo, ce ne sarà un'altra poi, la prossima sarà di cosmologia e, come dicevo, il programma è sul sito, ma vorrei anche annunciarvi il lancio di un'ulteriore attività di VIS che riguarda un'iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori. Quindi se avete figli, nipoti, fratelli, amici che frequentano le scuole superiori, sono invitati a partecipare a questo concorso che si chiama Un giorno da ricercatore. Vale a dire, lanceremo un concorso tra i ragazzi delle scuole superiori, chiedendo loro di scrivere una mezza pagina, una pagina di racconto personale di una notizia scientifica che hanno trovato sul web. Ad esempio, oggi potrebbero raccontarci in maniera semplice e divulgativa che cosa significa la missione Rosetta, o che cosa significa il bosone di Higgs, qualcosa che hanno letto e quindi sulla quale hanno voglia di scrivere un breve tema, un breve saggio. E tra i premiati sceglieremo tra i 10 ragazzi premiati, li porteremo qui alla scuola normale, per un giorno intero li associeremo a un ricercatore, faranno esattamente quello che il ricercatore fa, sia anche le cose noiose che quelle meno noiose, però capiranno che cosa vuol dire fare ricerca. Io con questo ho già rubato troppo tempo, quindi vi saluto, lascio la parola al professor Rolandi che introdurrà poi la conferenza e il tema della conferenza di oggi, di stasera, del professor Barbieri. Grazie Andrea, è per me un onore e un piacere presentare il professor Barbieri, professore ordinario di fisica teorica alla scuola normale dal 97, è stato normalista, è stato visiting professor all'École Normale Supérieure di Parigi, staff member al CERN, professore di fisica teorica all'Università di Pisa e Miller professor all'Università di Berkeley. È stato chairman del Comitato Scientifico del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso dell'INFN e dell'Astroparticle Physics European Coordination. Ha vinto il premio von Humboldt. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la fisica teorica delle particelle ed in particolare l'estensione del modello standard per le interazioni tra le particelle elementari e le connessioni con l'astrofisica e la cosmologia. Il professor Barbieri è un grandissimo scienziato, ma è stato un mentore eccezionale. Ha creato una scuola numerosa e fiorente e moltissimi dei suoi studenti oggi occupano posizioni veramente di rilievo nell'ambito della fisica teorica delle particelle elementari. Riccardo. No, uso questo. Mi sentite?
Benissimo, allora, ecco, ho voluto ricopiare il titolo e anche il sottotitolo o il sovratitolo che ho messo fra virgolette di queste conferenze, vi ho raccolto la scoperta che mi ha cambiato la vita, perché mi immagino che vedendo un punto di domanda nel titolo vi sarete domandati ma dove sta la scoperta, non so se avete fatto questa osservazione. Allora, propongo che organizziamo questa conversazione così, nella prima parte diciamo vi illustro il titolo, ok? Vi spiego il titolo, e nella seconda parte dove introdurrò qualche elemento più personale come nelle intenzioni degli organizzatori di VIS, svelerò il mistero, solo alla fine perché sono andate via prima. Allora, ecco, diciamo, come vedrete gran parte delle illustrazioni sono semplici, sono delle figure, però questa è una delle pagine relativamente più dense, che chiamo la moderna tavola di Mendeleev. Penso che sappiate tutti chi era Mendeleev. Mendeleev è un chimico che, diciamo, un secolo e mezzo fa ha organizzato gli atomi noti allora in quella che adesso si chiama e che ha chiamato lui stesso tavola periodica degli elementi. Aveva capito che c'era un'organizzazione di tutti gli atomi noti sino ad allora, che erano circa una sessantina, lasciando dei buchi che gli permisero di predire che si sarebbero trovati degli altri elementi. Questa è la moderna tavola di Mendeleev, nel senso che è la tavola che racchiude tutti i costituenti della materia, che sono essenzialmente la prima riga, i cosiddetti quark, U e D, l'elettrone e il neutrino dell'elettrone. I costituenti della materia, così come la conosciamo, sono in realtà replicati in due repliche successive, con, vedete, particelle che hanno esattamente le stesse proprietà della prima riga, con l'eccezione della massa. Sono più pesanti e sono in grado di decadere nelle particelle più leggere. Ed è questa la ragione per cui noi non abbiamo sensazione normalmente della seconda e della terza riga, ma queste particelle le produciamo negli acceleratori e le vediamo normalmente. Poi c'è quest'altra riga, questa è una classificazione, questo è il momento angolare, vi spiegherò più tardi che cos'è il momento angolare, per il momento è una classificazione. Poi c'è quest'altra riga, che è la riga dei portatori delle interazioni fra tutte le particelle, e infine il bosone di Higgs. Dunque, la ragione del titolo è banalmente cronologica: l'elettrone è la prima particella scoperta in questa tavola e il campo di Higgs è l'ultima particella scoperta. Ho messo, vedete, le date che corrispondono alle scoperte sperimentali di tutte queste particelle. C'è una piccola eccezione qui con quello che si chiama il fotone o il portatore delle interazioni elettromagnetiche, perché lì sono stato in dubbio. Alla fine ho indicato la data del 1905, che è la data in cui Einstein ha capito per primo che si doveva parlare di fotoni, mentre il fenomeno sperimentale corrispondente era già noto. Ma si tratta sempre di scoperte sperimentali. L'altro commento che è utile fare è che ad ognuna di queste caselle è associato almeno un premio Nobel. Va bene? Le eccezioni, ho fatto più alla svelta a indicare le eccezioni. Per qualche ragione il quark cosiddetto top, il neutrino tau e i gluoni non sono stati riconosciuti da un premio Nobel. Giusto perché che capiate, vedete, questa era la situazione della tavola di Mendeleev nel 1973, al momento della sua piena congettura, cioè nel 1973 non c'era, in quello che vi dirò è il cosiddetto modello standard della fisica delle particelle elementari, dei costituenti fondamentali della materia, non c'erano dubbi sul fatto che questa sarebbe stata la tabella, e ha preso il tempo che ha preso, però diciamo è adesso completamente ricostruita, no? Che introduce già la domanda, dice ma la storia è compiuta o non è compiuta? Da questo punto di vista sembrerebbe di sì, non è vero? No?
Ecco, voglio però spiegarvi un fatto. Vedete, qui io parlo di particelle, no? Non è vero? Ho parlato di particelle, diciamo, che hanno dei nomi, il muone, eccetera. In realtà, vedete, quando si va nel piccolo, a distanze atomiche e subatomiche, dove conta la meccanica quantistica, nasce un problema, esiste quello che si chiama il principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice sostanzialmente che se voi avete a che fare per esempio con una particella, non potete misurare simultaneamente la posizione e la velocità, diciamo, il momento, la velocità della particella con precisione arbitraria. C'è un limite inferiore al prodotto delle incertezze, vedete? Se io pretendo di dire che questa particella sta qui con precisione assoluta, corrispondentemente la incertezza sulla velocità è infinitamente grande, perché il prodotto deve essere maggiore di questo. Questo, diciamo, nel mondo classico è un fatto fondamentalmente irrilevante, ma nel mondo subatomico è fondamentale. Questo comporta che il concetto di particella non può essere un concetto fondamentale, perché tutti capite che per una particella noi vorremmo essere in grado di definirla parlando di posizione e di velocità, va bene? Mentre esiste questo problema. In effetti la quantità fondamentale nella fisica delle interazioni fondamentali non sono le particelle, ma i campi. Che cos'è un campo? Quasi tutti sapete che cos'è il campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico è una proprietà dello spazio, definita in ogni punto dello spazio e del tempo, con delle sorgenti, che per esempio è in grado di muovere, nel caso del campo elettromagnetico, particelle cariche. Quindi è un concetto che ha senso anche in fisica classica. Dice, le particelle dove stanno? Ecco, se uno guarda a un campo che è definito, che è una proprietà definita in ogni punto dello spazio e del tempo, a distanze sufficientemente piccole, scopre che il campo ha delle fluttuazioni, delle eccitazioni, delle ondine, che sono dei pacchetti di energia ed impulso che corrispondono alle particelle. L'età fondamentale non è la particella, ma il campo, e le particelle sono manifestazioni, eccitazioni localizzate del campo. Ok? Questo è vero per tutte le particelle che ho menzionato all'inizio. Ad ogni particella è associato un campo che è la quantità veramente fondamentale. Questo in particolare è vero per il campo di Higgs, il quale però ha una proprietà speciale che la natura arrangia il campo di Higgs in modo tale che in una specie di zuppa che è estesa in ogni punto dello spazio e in ogni istante del tempo ha lo stesso valore. Noi fisici lo chiamiamo un condensato. È l'esistenza di questo campo distribuito in tutto lo spazio, in tutto il tempo, che per esempio dà luogo, origina al fatto che le particelle di cui ho parlato prima, quelle che hanno una massa, la ricevono. La ragione per cui questo succede è una proprietà bizzarra del campo di Higgs che cerco di spiegare in questa pagina. Vedete, diciamo, tutti i sistemi fisici tendono allo stato di minima energia, perché è lo stato più facile e più naturale per esistere. Ora, diciamo, ingenuamente si potrebbe pensare che l'assenza di qualunque particella è lo stato di minima energia. Perché? Perché se poi dopo io metto una particella, aggiungo qualche cosa, quindi aggiungo energia. Questo non è vero per il campo di Higgs. In realtà la zuppa che ho chiamato condensato del campo di Higgs, che è, ripeto, va pensato come un campo che è uniformemente distribuito in tutto lo spazio e in tutto il tempo, con un valore costante, in realtà ha un'energia che è minore dell'energia di vuoto.
Noi fisici chiamiamo questo lo stato di vuoto, perché per definizione in generale diciamo che il vuoto è lo stato del sistema a minima energia, dunque la nostra definizione è un po' diversa da quella normale, però il campo di Higgs ha questa proprietà. Ritorniamo su questo, vedrete che il campo di Higgs gioca un ruolo fondamentale in tutta la conferenza. È possibile che troviate tutto questo un pochettino, come si dice, teorico? Che cos'è che ci convince che questa pittura di un campo distribuito in tutto lo spazio-tempo è veramente così? Allora, primo fatto, che è un'analogia che calza perfettamente. Allora, supponete di trovarvi sulla sponda di un lago che è così tranquillo, che è esattamente piatto, per una qualche ragione non potete vedere i bordi, e quindi c'è da domandarsi com'è che fate a rendervi ragione del fatto che esiste questo campo. Beh, la cosa semplice è buttare due sassolini e vedere delle onde che si formano. Questo è il modo per rendersi conto che esiste un campo. Che ci crediate o no, questo è esattamente quello che fa LHC, che diciamo questa figura, immagino che l'avete vista, insomma molti di voi l'hanno vista tante volte, è una specie di icona now della fisica, delle scienze, della big science, no? L'LHC è questo tunnel a Ginevra dove si producono collisioni fra protoni che sono in grado di produrre anche un bosone di Higgs. Dunque, allora, esiste questo campo di Higgs, però esistono le eccitazioni, le localizzazioni, i quanti del campo di Higgs, va bene, e questo è quello che i nostri colleghi hanno visto producendo qualche centinaio di eventi di questa forma, solo forse 10 o 20 in totale, sono degli eventi che sono esattamente riconoscibili come le eccitazioni, le ondine del campo di Higgs. Dice, ma va bene, il professor Rolandi, capita che un anno fa ha fatto una conferenza per spiegare come tutto questo è successo, dice, ma chi ci dice che si tratta del campo di Higgs esattamente? Che questo campo diffuso che è all'origine delle masse di tutte le particelle. Ecco, vi faccio vedere questo grafico. Questo è l'unico grafico in un certo senso veramente scientifico che vi mostro, va bene? Ma è semplice da leggere. Vedete, la relazione fra le masse che acquistano le particelle e il valore, questo V è il valore del campo di Higgs diffuso, è lineare ed è connessa a questo V dall'accoppiamento che, quindi dovete immaginarvi le particelle che si muovono in questo condensato diffuso, a seconda dell'accoppiamento che loro hanno con il condensato, acquistano una massa secondo questa legge particolarmente semplice. Allora, esperimenti eventi di questo tipo consentono di misurare i lambda I, che ho riportato nella ascissa verticale, sull'asse verticale. I lambda I stanno qua, va bene? E indipendentemente, con misure fondamentalmente cinematiche, si misurano le masse delle particelle. Quindi si fanno esperimenti che sono completamente diversi, si misurano gli accoppiamenti, si misurano le masse, dopodiché si può mettere in un plot masse, in un grafico masse accoppiamenti, i valori osservati, no? Quindi, per esempio, per questo che è il bosone W, qui diciamo è un pochettino fuori linea, ma insomma, per il bosone W la massa misurata è questa e l'accoppiamento misurato è questo. Per il mesone Z, WZ, diciamo, in questa stanza vanno citati con forza, perché sono stati scoperti da uno studente della scuola normale, non è vero, Carlo Rubbia, nel 1984, no? Ve lo ricordate? Ecco, allora, quindi, per tutte queste particelle, che sono quelle più pesanti, e dunque sono quelle per cui è più facile misurare il lambda I,
la misura è stata fatta ed è perfettamente corrispondente con la legge dell'acquisto della massa in base all'accoppiamento col campo di X. Io ho l'abitudine di dire che queste cose hanno lo stesso livello di realtà, secondo me, che l'affermazione che la Terra è rotonda, anche se so che non tutti sono convinti di un'affermazione di questo tipo. Diciamo, sino qui ho fatto vedere qualche fatto osservato. C'è una teoria dietro, c'è una teoria dietro e ve la mostro prima spaventandovi, poi tranquillizzandovi, perché in realtà non ho intenzione di spiegarvi il dettaglio di questa pagina. Vi posso solo dire che questa è un'equazione, vi posso dire che questi psi sono i costituenti della materia, questi F sono i portatori delle interazioni, questo H è il campo di X, quindi diciamo ci sono gli ingredienti, ci sono i campi che ho menzionato sino adesso. Io ho cominciato a mostrare questa equazione da una decina d'anni, sia a conferenze di miei colleghi, sia anche a conferenze di questo tipo, ne faccio molte meno, ma insomma mi capita. Perché questa equazione è diventata poi così famosa che adesso si trova, dopo la scoperta dell'X, si trova anche sulle magliette, sulle t-shirt, eccetera. Allora, naturalmente non l'ho inventata io, sto dicendo che questa, che è una lagrangiana, per quelli che sanno cos'è una lagrangiana, è l'equazione che racchiude tutte le equazioni che regolano il comportamento delle particelle che ho descritto. Cioè, la fisica delle particelle è un quadrante della natura, permettetemi di leggere quello che ho scritto, le cui leggi si possono scrivere in poche righe, in quattro righe, con precisione assoluta, nel senso che diciamo, non ci sono ambiguità, diciamo, la notazione è sintetica, ma non è per niente vaga, è assolutamente precisa, e grande aderenza alla realtà empirica, diciamo ci vorrebbe varie lezioni per mostrare come a partire da questa lagrangiana, vi dirò qualcosa, si arriva a fare per esempio a prevedere il risultato di tutta una serie di esperimenti che la confermano, naturalmente sino a prova contraria, va bene? Quindi diciamo, la ragione per cui io mostro questa pagina, anche se mi rendo conto che non molti di voi sono in grado di capire cosa c'è scritto in senso letterale, è perché secondo me è un buon modo per sottolineare il carattere sintetico della fisica del mondo subatomico, va bene? A me pare che la fisica del mondo subatomico, si può dire sulla base di questo, che la fisica del mondo subatomico è una fisica semplice, sintetica, che non è vero, non sto facendo una questione di gerarchia, no? Va bene? Sappiamo benissimo che ci sono tanti campi della fisica e delle altre scienze in cui per esempio oggi la complessità è diventata molto importante, va bene? Quindi non è una questione di gerarchia, è una questione di caratteristica della fisica delle particelle elementari. Dunque, ripeto la domanda, perché una storia incompiuta, no? C'è una teoria perfettamente sintetica e logica e di grande successo, e c'è l'insieme delle particelle che sono state tutte trovate. Ci sono delle ragioni fattuali e delle ragioni concettuali che dicono che la storia non è finita. Va bene? Non sono in grado di... Quindi continuo sempre a spiegare il titolo, non è vero? Non sono in grado di entrare in molti dettagli, ma voglio almeno raccontare qual è, a mio parere, il dato fattuale più importante che non è incluso qui. Forse qualcuno ha già visto un grafico di questo genere. Vedete, uno degli obiettivi più ambiziosi, diciamo, della fisica sintetica
è quello di essere in grado di descrivere il budget dell'energia e della massa nell'universo. Va bene. E esistono tutta una serie di osservazioni, prevalentemente di carattere astrofisico e cosmologico, che non ho tempo di spiegare, ci vorrebbe un seminario, che consentono di ricostruire tutta quella che chiamo la torta cosmica, capite in che senso, non è vero? Diciamo, siamo in grado di dire che ci sono, c'è una tanta percentuale di neutrini, c'è una tanta percentuale di barioni, barioni siamo noi, il barioni è la materia di cui siamo fatti fondamentalmente noi, e CMB è la radiazione cosmica, ma vedete, la cosa imbarazzante è che solo queste componenti sono riconducibili a qualcuna delle particelle che io ho indicato nella prima tavola. Va bene? Quindi, diciamo, siamo in grado di renderci conto vagamente di che cosa sta succedendo, però non ci rendiamo conto, non sappiamo qual è la natura né di quella che viene chiamata la materia oscura, che è materia che si manifesta solo per interazioni gravitazionali e non per esempio per luce, per emissione di luce o altre cose, e ancora più misteriosa la materia oscura. Ora, l'energia oscura. Ora, fatemi insistere su questo tema della materia oscura, che è un problema, perché, ripeto, non è contenuto nello schema totale. Vedete, questo è una... a metà un'illustrazione e a metà una fotografia, va bene, di quello che succede dell'incrocio di due ammassi di galassie. Allora, dovete pensare a due ammassi di galassie che ci incrociano. Avevo anche il film, ma per qualche ragione ieri si è messo a non funzionare. Però, insomma, immaginatevi dunque due ammassi di galassie che si incontrano e quello che succede, questo è il risultato dopo lo scontro, vedete la parte blu, va bene? Che è stata capace di riallontanarsi senza problemi, è la materia oscura. Come ricostruiamo la distribuzione della materia oscura è un argomento di cui magari, se qualcuno mi chiede, potrò dire qualche cosa, però credete a me, dopo lo scontro si vede che la materia oscura, la quale ha poche interazioni, si attraversa senza particolari problemi. Invece, il gas barionico, che ha invece interazioni elettromagnetiche, interazioni anche fondamentalmente elettromagnetiche, che sono significativamente più importanti, si sono trascinati uno con l'altro. No? Quindi vedete, è pittorialmente evidente questo fatto che esiste una quantità di materia che è in grado di attraversarsi senza influenzarsi. Mi potreste dire, ma scusa, che c'entra il mondo subatomico con quello che succede a scale, queste sono scale, forse Andrea me lo dice, 5 megaparsec, ecco, milioni di anni luce, lui dice, parla più propriamente, io dico sì, milioni di anni luce, va bene? Quindi scale molto molto diverse dalle scale subatomiche. Quindi la domanda che fate è appropriata. La domanda che fate è appropriata e ho preso questa pagina che ho da tanto tempo che mostra, vedete, le scale che si possono, tutte le scale che si possono in linea di principio studiare e che la scienza studia, dalle scale più corte che siano mai state esplorate a LHC facendo collidere particelle e concentrando energia in distanze le più piccole possibili, alle distanze più lontane che corrispondono al raggio dell'universo visibile. Quindi dice, ma che relazione c'è? Che relazione c'è fra questo e questo? No? Va bene, che relazione c'è? La risposta, secondo me, sta in questo disegno, che è un'illustrazione della storia dell'universo. Vedete, allora... Qui c'è il tempo che cresce,
il tempo adesso, adesso siamo qui, va bene, a partire dal Big Bang, che diciamo è un po' un racconto, nessuno sa che cos'è esattamente il Big Bang, però diciamo esiste un tempo sufficientemente piccolo a partire dal quale, vedete, frazioni infime di secondo, a partire dal quale possiamo tentare di costruire la storia dell'universo, va bene, con alla rovescio l'andamento della temperatura. L'universo è stato caldo, questa è la ragione per cui in tempi andando indietro nel tempo il colore è rosso, vedete che diciamo, l'universo probabilmente sapete ha qualcosa come 13-14 miliardi di anni, l'universo attuale, vedete qui ci sono, insomma questa è una rappresentazione dell'universo attuale, poi a 10 alla 5 anni, 10 alla 9 anni si formano le galassie, 10 alla 5 anni si formano gli atomi, ma la cosa importante è che da un certo punto in poi, se guardate questa figura, riconoscete le particelle di cui ho parlato, cioè l'universo andando indietro nel tempo si scalda e i costituenti dell'universo diventano letteralmente le particelle di cui ho parlato. Non solo, ma se continuate a guardare, i miei occhi non sono buonissimi, vedete che cominciano a comparire dei punti interrogativi. Perché? Perché in realtà sin qui noi abbiamo esplorato quello che succede, va bene? Sino qui noi esploriamo quello che succede, quindi riconoscete qui le particelle che diventano gli attori fondamentali nella storia dell'universo, che sono le particelle che io ho disegnato all'inizio. Ma da qui in poi non sappiamo perché diciamo, non abbiamo mai esplorato cosa succede qui e LHC sta lavorando a questo punto. Quindi questo secondo me è il modo per convincersi che effettivamente fisica delle particelle e cosmologia sono intimamente intrecciate. Ecco, un fatto che crediamo avvenga e che è di qualche interesse è che in realtà a 10 alla 15 Kelvin, cioè a questo livello di temperatura, in realtà il condensato di Higgs comincia a dissolversi, cioè subisce quella che si chiama una transizione di fase e si dissolve. Perché? Come succede per esempio per un blocco di ghiaccio. Se voi prendete un blocco di ghiaccio e aumentate la temperatura, il blocco di ghiaccio si dissolve, esattamente come pensiamo che succeda, anche se questo non è un fatto diciamo che viene desunto dalla teoria, non è controllato direttamente. Come dicevo in questa pagina, noi controlliamo direttamente, sarebbe molto interessante di spiegare questo, tutto quello che succede sino qui. Noi abbiamo delle verifiche dirette, che ci crediate o no, ma abbiamo delle verifiche dirette di quello che succede sino a quando, a partire da quando l'universo ha qualcosa come 10 alla 2 secondi. Perché si formano i nuclei qui e andando a contare quanti sono i nuclei originali che si osservano nell'universo primordiale, siamo in grado di convincerci che effettivamente la pittura che abbiamo dell'evoluzione dell'universo è corretta. Per non parlare naturalmente della radiazione di fondo cosmico di cui avete sentito parlare, che è un altro fatto che è perfettamente compreso in questo schema. Bene. Diciamo, qui credo, ecco, ho finito con l'introduzione generale, adesso vado alla parte in cui conto un pochettino più la mia storia. Vedete, io sono entrato in questa stanza più di 51 anni fa per la prima volta, subendo l'esame d'ingresso alla scuola normale, perché allora si faceva qui, che ci crediate o no, si faceva qui dentro, e sono venuto perché, diciamo, a metà del liceo, ero anch'io, come molti giovani allora, e penso anche adesso, interessato a quelle che si possono definire le grandi domande filosofiche. Però verso la metà del liceo mi ero convinto la fisica sarebbe stato un modo più pratico di cercare di rispondere a qualcuna delle grandi domande. La fisica, al liceo ho cominciato a vedere la fisica come il modo per capire come funziona la natura. E,
E ho mantenuto questo punto di vista, naturalmente il mio atteggiamento insomma, si è un pochettino allargato, ma ho mantenuto questo punto di vista. Perché dico questo? Dico questo perché diciamo, in realtà la prima volta in cui io incontro queste equazioni è esattamente nel 73, proprio quando il modello veniva esattamente formulato in tutte le sue componenti. A parte la questione dei neutrini, questa è la questione dei neutrini che è una questione a parte, ma diciamo il modello nel 73 era completo e io lo incontro per la prima volta nel 73 lasciando Pisa e andando a lavorare al CERN per la prima volta a Ginevra. Sono impressionato da quello che vi ho detto, dalla sinteticità eccetera, va bene? E quindi da allora la mia attività è essenzialmente divisa in due. Da una parte ho cercato di convincermi della bontà, perché questa è una congettura nel 73. Qui vedete ho indicato gli anni in cui ogni linea di questa equazione fondamentale si è trasformata in realtà osservata. No? Non so se mi sono spiegato, non so se mi spiego. Vedete, questa era una congettura nel 73, con pazienza. Esperimenti fondamentali, per esempio qui fatti all'EP, che è la macchina che nello stesso sito in cui adesso c'è LHC faceva circolare non protoni ma elettroni, e lì diciamo è nata una serie di conferme straordinarie della prima linea. Questa è la linea dell'Higgs che è culminata con la scoperta dell'Higgs, va bene? Quindi anche questa ritengo che è una linea che si può ritenere definita. Qui diciamo ancora, vedete, ci sono dei punti aperti, ma ritornando al caso mio, io ho diviso questa mia attività, dicevo, in fondamentalmente calcolare, fare previsioni a partire da questa teoria, e ho avuto qualche successo, ho fatto qualche previsione che poi si è verificata, i colleghi sperimentali hanno confermato, ma l'altra parte della mia attività è sempre consistita nel cercare di capire sino a quanto questa equazione fosse completa, cioè a cercare di capire come migliorarla o completarla in vari modi. E mi sono posto il problema, quando ho pensato a come organizzare questa conferenza, di quale dei due soggetti avrei dovuto parlare, perché insomma non si può parlare di tutto, e ho creduto più onesto parlare della seconda parte, perché è quella che mi ha sempre un pochettino interessato di più. Quindi vi cerco di dirvi com'è che ho ragionato per cercare di capire come si potesse migliorare questa teoria. Ok? Vedete, diciamo, cerco di farlo con raccontandovi la storia dell'elettrone. Vedete, la chiave della semplicità, mi azzardo a dire, della pagina delle equazioni fondamentali della fisica delle particelle, sono le simmetrie, va bene, no? Sono le simmetrie. Le simmetrie sono trasformazioni di un qualunque sistema che lo lasciano invariato, va bene? Trasformazioni che agiscono sul sistema, per esempio se prendete un cerchio e lo ruotate intorno al centro, il sistema non si accorge di questa rotazione. Se prendete un quadrato, lo ruotate di 90 gradi, il sistema rimane uguale a prima. Va bene? Quindi queste sono le simmetrie del sistema. Ora, che ci crediate o no, le simmetrie del sistema, le simmetrie del mondo sono la chiave per mantenere la semplicità nelle equazioni. Vedete, l'elettrone... fatemi raccontare rapidamente che cosa succede ad ognuno di questi passi. Allora, l'elettrone, come dicevo, è scoperto nel 1897, diciamo dopo, diciamo, all'inizio del secolo scorso esplode la meccanica quantistica e la fisica atomica diventa il centro dell'interesse dei fisici, chimici, eccetera, perché si riuscivano a spiegare molte proprietà dei singoli atomi. Ora, una proprietà
probabilmente sapete, degli atomi, no? Sono quelle che si chiamano le righe caratteristiche degli atomi. Se voi prendete un campione di, ora non leggo io che cosa qui, di sodio per esempio, e lo scaldate, poi andate a vedere la luce che il sodio emette, il sodio emette una luce di un colore particolare. Queste sono le varie righe che corrispondono, sono le firme dei singoli atomi. Va bene? Ora, una cosa, diciamo, che appunto dopo l'esplosione della meccanica quantistica, spiegare la relazione fra queste righe era il pane quotidiano, la cosa molto, molto importante. E diciamo, negli anni 20 c'era grande confusione, perché molti dettagli di queste righe non si riuscivano a capire. Il passo che ha consentito di mettere grande ordine nella comprensione di queste righe è di dire che per rotazioni un elettrone non è una particella che non è una palla, quindi non è una particella che non cambia, no? La particella cambia. L'elettrone va pensato come una trottola, vedete, no? Con un momento angolare. Il momento angolare è la quantità di velocità di rotazione che ha la trottola, va bene? Ora, nel mondo subatomico, in realtà, il momento angolare ha la proprietà di essere quantizzato, cioè la trottola non può ruotare con la velocità angolare che vuole, ma ci sono solo due possibili velocità, una in un senso, come ho indicato qui, una in un senso e una nell'altro. Ecco perché, nel grafico precedente, ecco perché anche qui ho messo l'elettrone in due stati. Vedete, quindi diciamo, il campo dell'elettrone ha continuato a essere il campo dell'elettrone, ha acquisito due gradi di libertà e questo fatto ha consentito, senza complicare le equazioni, di spiegare tutte le caratteristiche della dice, e cosa c'entrano le simmetrie? C'entrano, perché? Allora, questa intanto è una proprietà per rotazioni dell'elettrone, non è vero? Qui si sta dicendo che l'elettrone, se io faccio una rotazione, non è una palla, ma cambia. Va bene? Ecco, l'altro fatto fondamentale è che si insiste a dire che le interazioni degli elettroni fra di loro sono invarianti per rotazioni. Cioè, se io faccio una rotazione del sistema, le interazioni dell'elettrone non cambiano. Quindi la teoria è simmetrica. Una cosa molto analoga, la differenza è che si passa dalle simmetrie per rotazioni alle simmetrie per trasformazioni relativistiche, quelle trasformazioni che mescolano lo spazio con il tempo, quelle cose complicate che fanno sì che lo spazio si contragga, il tempo si dilati e viceversa, non è vero? Insistere sul fatto che le equazioni dell'elettrone siano invarianti per trasformazioni relativistiche ha indotto Paul Adrien Maurice Dirac nel 1928, scoperta, io parlo sempre di scoperta, le date sono sempre date di scoperta, io ho grande rispetto dei miei colleghi sperimentali, anzi se una cosa è cambiata rispetto al mio atteggiamento originale è che li ho invidiati sempre più. Allora, vedete, nel 1932 si scopre, guardando in una camera a nebbia, che ci sono, diciamo, esistono delle particelle nei raggi cosmici che, se sottoposte alla presenza di un campo magnetico, ruotano in un senso oppure ruotano nell'altro anche. Ora, il senso di rotazione dipende dal segno della carica e quindi si scopre che esiste non solo l'elettrone, ma esiste anche un elettrone con carica opposta, l'antiparticella dell'elettrone. Questo è un fatto che Dirac aveva già compreso, però diciamo ci è voluta la scoperta sperimentale, insistendo sul fatto che le equazioni dell'elettrone dovessero essere invarianti per trasformazioni di Lorentz, si chiamano, per trasformazioni relativistiche. Ma forse la cosa più che vi stupirà di più è il fatto che in realtà nelle equazioni, credete a me, non c'è nessuna distinzione fra l'elettrone e il neutrino. Voi direte, ma come? Dice, ma se ci avete detto tante volte che il neutrino è capace di attraversare la Terra, mentre un elettrone si interrompe in un laboratorio, va bene? Il cammino di un elettrone con un qualche ostacolo si interrompe, quindi c'è una grande differenza. L'elettrone è carico e il neutrino no. Allora, in realtà nelle equazioni, va bene, almeno per uno stato, per uno degli stati
si chiamano di elicità, per uno di questi stati, no? Per, o questo o questa, è una questione di convenzione, la distinzione fra il neutrino e l'elettrone nelle equazioni non c'è, nelle equazioni non c'è. Questo è il fatto che ha consentito di dare un senso a quelle che si chiamano le interazioni deboli. Nel 1973 si è constatato che questo era un fatto vero. Voi dite, ma scusa, ma com'è possibile che il neutrino e l'elettrone siano indistinguibili nelle equazioni? Ecco, fatemi fare questa spiegazione. Va bene se vado sino alle 7 o no? Volevo guardare il tempo. Allora, vedete, la chiave è quello che si chiama la rottura spontanea di simmetria, che è un concetto che vi sembrerà astratto, ma che in realtà è preciso. Allora, qui c'è una mela che cade in testa a un signore che naturalmente, diciamo, ogni riferimento a persone note non è casuale. Qual è la ragione per cui diciamo, la mela cade dall'alto in testa a Newton? Aristotele aveva una spiegazione di questo fatto, no? Aristotele pensava che ci fosse una direzione privilegiata, alto-basso, va bene, no? E immagino che sapete, lui divideva gli elementi fondamentali in due categorie, quelli che volevano andare verso l'alto e quelli che volevano andare verso il basso. La mela evidentemente andava classificata verso una delle materie che vogliono andare verso il basso. Quindi direzione privilegiata, alto-basso, e materia che vuole andare verso l'alto, vuole andare verso il basso. La visione moderna è completamente diversa, va bene? La ragione per cui la mela cade è che esiste la Terra che la trae, questo diciamo lo sapete anche voi, non è vero? Esiste la Terra che la trae, ma quello che forse non apprezzate, va bene, e che invece è fondamentalmente vero, che c'è una grande differenza fra questi due punti di vista. La differenza fondamentale sta nel fatto che le interazioni fra la Terra e la mela sono delle interazioni che sono perfettamente invarianti per rotazioni. Diciamo, non c'è una direzione privilegiata, c'è naturalmente qui la Terra e dunque la mela cade qui perché la Terra è grossa ed è attratta da... ma non c'è una direzione, non c'è un alto e basso privilegiato. Le interazioni gravitazionali sono perfettamente invarianti per rotazioni, no? Come ho disegnato qui. Simmetria sferica, no? Non c'è nessuna direzione privilegiata nel mondo delle interazioni gravitazionali, non c'è nessuna privilegiazione gravitazionata. Quello che dà luogo alla rottura di simmetria, cioè al fatto che la simmetria non sia più manifesta per uno che guarda una mela che cade, è il fatto che stiamo parlando di un sistema particolare. Dunque, le equazioni sono, se volete, le leggi fondamentali sono perfettamente invarianti, il sistema può dar luogo a una rottura della simmetria. Questa è la chiave che spiega perché il neutrino e l'elettrone in realtà sono distinti. Perché? Ecco, per questa ragione qua, che vedete, lo spazio vuoto, no? Che dicevo appunto è uno spazio in cui non esiste niente, le leggi fisiche, diciamo, sono perfettamente simmetriche fra elettrone e neutrino, almeno in uno stato di elicità si dice, va bene? Sono perfettamente simmetriche, non c'è nessuna distinzione tra neutrino. Invece, quello che è asimmetrico è lo stato del sistema. Chi è che produce la simmetria? Il condensato di Higgs. È lui che spiega il fatto che le interazioni deboli, va bene? Alla fine distinguono fra il neutrino, le deboli elettromagnetiche, alla fine distinguono fra neutrino ed elettrone. Arrivo all'ultimo punto, che è la cosa su cui io, diciamo, in un certo senso ho speso la parte relativamente più importante della mia vita, è il fatto che mi sono convinto all'inizio degli anni Ottanta che questa scaletta, che spero di aver essere riuscito un po' a spiegarvi, andava completata con un ulteriore passo, con
Vedete, l'accoppiamento, qui ho messo solo l'elettrone, ma sarebbe stato vero anche per il neutrino, dovrebbe essere vero anche per il neutrino, con l'elettrone che acquista un altro compagno, un altro partner, va bene, che è distinto dall'elettrone per il fatto che l'elettrone ha questo è una trottola, non è vero, ha una direzione privilegiata, eccetera. Questo partner ha tutte le stesse interazioni dell'elettrone e la stessa massa dell'elettrone, ma è, per rotazione è perfettamente invariante, cioè non ha una direzione privilegiata, è quello che si chiama uno scalare per rotazione. Va bene? Ma diciamo, si tratta di aggiungere gradi di libertà al campo dell'elettrone, non si tratta di inventarsi niente di nuovo. Va bene? Ci sono poi delle ragioni. Vedete, è vero, questo fatto qui si può descrivere anche in un modo formale molto interessante, che ha a che fare qui, che è un po' rappresentato qui, che ha a che fare con il fatto che si può immaginare questo come conseguenza del fatto che in ogni punto dello spazio-tempo ci sono si può pensare a uno spazio interno in ogni punto dello spazio-tempo con delle proprietà algebriche assai diverse da quelle a cui siamo abituati normalmente, ma possiamo perdere, la sostanza è quella che vi ho detto. Il problema è che questo è un fatto che è teoria. Allora, io non ho inventato la supersimmetria, queste si chiamano le cosiddette parcelle supersimmetriche, io non ho inventato la supersimmetria, è stata inventata in vari contesti formali negli anni 70, quello che ho fatto io lo spiego fra un momento, così come ho cercato di spiegare la ragione per ognuna di questi passi, devo spiegare anche perché questo. Anche perché insisto su questo, no? Anche perché voglio introdurre questo. Ecco, cerco di farlo così. Vedete, l'esperimento, vi ricordate, ve l'ho fatto vedere, l'esperimento che cosa dice? Dice che il condensato del campo di X ha un valore definito, 246 GeV, non ha poca importanza, un valore definito, va bene? Ora, qual è il problema? Il problema è che se cerchiamo di tentare di calcolare questo valore, e vi dico subito che nel modello standard questo valore non è calcolabile, quindi si sta cercando di andare oltre il modello standard, il risultato, ahimè, è imbarazzante. Si trova un valore molto molto più grande, 10 alla 18 vuol dire un numero molto 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 più grande. Quindi, contesto attuale di come capiamo la teoria, delle dimensioni piccole, eccetera, c'è questo rompicapo, che non è un problema del modello standard, ma è un problema di comprensione. Noi vogliamo, alla fine, renderci ragione del perché questo valore, e invece lo vediamo trascinato a valori molto, molto più grandi. Un altro modo di dire la stessa cosa, problema prende dei nomi, naturalezza o gerarchia, ma vedete, il modo relativamente più semplice per enunciarlo è questo qui. Perché la forza gravitazionale è così insignificante nel mondo microscopico? Non so se avete mai avuto occasione di riflettere su questo fatto, se no vi dico io che se voi andate a vedere un atomo e andate a misurare il rapporto fra la forza elettrica, che è la forza dominante che tiene insieme l'atomo, e la forza gravitazionale, trovate un rapporto ridicolmente piccolo, 10 alla meno 40, 10 alla 39 alla meno 40. La gravità è molto importante qui, perché la gravità è cumulativa, va bene? Non esistono masse negative e masse positive, la gravità attrae sempre, ed ecco perché qui la gravità è molto importante. Mentre, a livello subatomico, questo numero è imbarazzantemente piccolo, va bene? E noi fisici, quando vediamo un numero piccolo o grande, vogliamo spiegarcelo. Questo problema è l'altra faccia di questo problema qua. E una risposta possibile, perché una spiegazione possibile di questo fatto è questa. Perché le forze sono supersimmetriche, no? Nell'ottica sempre di far giocare le simmetrie, esattamente, le forze sono supersimmetriche, non quello che osserviamo, perché se l'osservazione
fosse anche supersimmetrica, se l'elettrone e il neutrino fossero inconfondibili, avremmo dovuto già trovare le particelle, avremmo dovuto già trovare questa particella, quindi invece non l'abbiamo trovata. Però la spiegazione può esattamente essere simile alla ragione per cui il neutrino e l'elettrone in un sistema fisico si comportano in modo diverso e il mio contributo è stato quello di spiegare perché, eventualmente, se tutto questo è vero, perché le particelle supersimmetriche non le vediamo. Vedete, sono nascoste da questo schermo per la ragione che sono più pesanti. E come mai sono più pesanti delle particelle? Queste sono le particelle normali, queste sono le particelle supersimmetriche, sono più pesanti per un meccanismo che da un punto di vista di principio è analogo, è una rottura spontanea di simmetria, è analogo a quello che fa sì che il neutrino e l'elettrone siano diversi. Non le vediamo perché sono più pesanti, e come probabilmente avete capito, per esempio nel caso dell'X ci è voluto 50 anni perché per produrre un'increspatura del campo di X, siccome l'X pesa 130 volte il protone, ci vuole la concentrazione di energia in un punto di spazio molto molto piccolo, che è quello che si può fare con collisioni di particelle di energia sufficiente. E questa potrebbe essere la ragione per cui ancora non abbiamo visto le particelle supersimmetriche, quindi la chiave ancora una volta è l'LHC. L'LHC le ha cercate, sapete che l'LHC ha lavorato sino a un anno e mezzo fa, cercando non solo le bosone di X ma anche le particelle supersimmetriche, non le ha trovate. L'LHC riprende fra 6 o 7 mesi, speriamo che trovi le particelle supersimmetriche. Questo, vedete, ahimè non è un evento vero, ma è un evento simulato a LHC che l'LHC potrebbe osservare e scoprire finalmente che che esistono le particelle supersimmetriche, nel qual caso saprei decidere se la direzione era una direzione chiusa oppure se c'è nuove speranze. Mi fermo qui perché sono le 7, ma chiudo con una anticipando una domanda che sono sicuro viene. Bene. E in questo modo cito un film che spero circolerà presto in Italia, che si chiama Particle Fever. Su YouTube lo trovate, quindi potete anche già vederlo in un qualche modo. Allora, vedete, una domanda che sicuramente qualcuno di voi si è fatto e forse vorrà farmi è questa: scusa, tutto questo a cosa serve? Qual è l'utilizzazione di tutto questo? Allora, esiste la buona risposta classica a questa domanda ed esiste la risposta che preferisco io. La buona risposta classica sta nell'elencare tutte nel fare il lungo elenco dei fallout, degli spin-off della ricerca che si fa per confermare o mostrare che sono false queste teorie, eccetera, che vanno dal web, no? Che probabilmente sapete nasce dal CERN di Ginevra, vanno a tutte le applicazioni mediche, diciamo, che sono innumerevoli, dai raggi X fino all'atroterapia, eccetera. Quindi le conseguenze ci sono. Però la risposta che preferisco io è un'altra, non lo so. E credo che sia una buona risposta, perché, come è stato detto anche, il fatto che abbiamo curiosità nelle cose superflue è quello che ci rende umani. Vi ringrazio.
Buonasera, io sono Marco Valdés, coordinatore del progetto VIS e vi ringrazio per essere qui, veramente numerosissimi, e ringrazio il professore per la splendida presentazione che è passata dal microscopico alla cosmologia e poi all'esperienza personale. Insomma, penso che sia stata una presentazione che ha chiarito molte cose al pubblico sicuramente su come si è evoluta la conoscenza della fisica delle particelle. E prima di passare alle domande che immagino avrete, faccio un breve annuncio sul fatto che abbiamo avviato una collaborazione con la biblioteca e con l'archivio per la quale da febbraio dell'anno prossimo in poi, dopo ogni conferenza, ci saranno delle mostre a tema che si terranno nella sala adiacente qui alla Sala Azzurra, in cui appunto l'archivio mostrerà del materiale che possiede la Scuola Normale, la biblioteca mostrerà dei testi, delle collezioni appunto della biblioteca della scuola e ci saranno anche degli strumenti scientifici, quindi questo ve lo anticipo e naturalmente ringraziamo la biblioteca e l'archivio per questa importante collaborazione. E poi vi ricordo di nuovo, come ha già detto il professor Ferrara prima, che ci sarà il prossimo evento VIS sarà il 26 novembre per appunto questa celebrazione di Wiener e delle sue idee appunto per la pace. E successivamente a dicembre ci sarà un'altra conferenza VIS e il calendario è già completo fino a giugno, quindi potete vedere tutti diciamo, i nostri appuntamenti sul sito vis.sns.it. E, se avete delle domande, prego. Buonasera, io volevo farle una domanda sulla torta cosmica, nel senso che se è vero come è vero che il campo di Higgs dà massa a tutte le particelle, molto probabilmente la darà anche all'elusiva particella che costituisce la materia scura, quindi insomma è auspicabile che con l'aumento dell'energia dei fasci in LHC poi si arriverà a scoprire da cosa è fatto, diciamo, uno degli azionisti di maggioranza del cosmo, perché di questo si tratta. E poi collegato a questo, lo sollecitava lei in una diapositiva, io come appassionato dilettante di astronomia ho visto parecchie volte quella diapositiva sullo scontro tra ammassi di galassie, però non ho mai capito pienamente come è stato ricostruito quell'alone di materia oscura, perché allora se è stato ricostruito vuol dire che siamo vicini a scoprire di cosa è fatta la materia oscura. Grazie. Buone domande, la ringrazio. Allora, sulla prima la devo disilludere. Perché? Perché in realtà, vedete, in realtà la ragione per cui è plausibile che le particelle, ecco, è plausibile questa pittura in cui le particelle cosiddette supersimmetriche, quello che ho indicato con un tilde sopra, no? I partner supersimmetrici siano più pesanti, deriva dal fatto che, contrariamente a quello che succede per tutte le particelle standard, va bene, le particelle supersimmetriche acquistano massa indipendentemente dal fatto che il bosone di Higgs esiste. C'è proprio una dicotomia. Quindi la loro massa non proviene dal fenomeno di Higgs. Quindi diciamo questo è un fatto che è quello che, mi ricordo bene, negli anni Ottanta mi ha fatto pensare che fosse una pittura plausibile, perché altrimenti capite come mai, diciamo, come mai questa separazione, come mai, diciamo, posto che appunto le particelle più pesanti sono più difficili da vedere, no? Come mai? Beh, perché c'è una chiara asimmetria fra la massa delle particelle standard e la massa delle particelle supersimmetriche, è quella che ho detto. Sulla seconda questione, vediamo se sono in grado di spiegare, ecco, no? Il punto sta qui, va bene? La massa, questo è un cartone, non è una figura, quindi diciamo non è un'immagine. Allora, la massa deflette la luce, questo lo sappiamo
da Einstein, e, diciamo, è stato fondamentale nel confermare la gravità generale, eccetera. La massa deflette la luce, va bene? Anche la massa delle particelle oscure, se hanno interazione gravitazionale, deflettono la luce. Quindi si tratta di immaginarsi una qualche sorgente luminosa che arriva a noi, forse questa è la sorgente luminosa, questo siamo noi, e che dà luogo a una deflessione della luce che noi osserviamo non perché vediamo direttamente la materia oscura frapposta, ma perché vediamo il suo effetto sulla luce. Questo è un cartone e questa è una cosa invece più scientifica, cioè, vedete, qui si potrebbero riconoscere, va bene, delle tante immagini di questi raggi che sono deflessi da una sorgente luminosa e che consentono di ricostruire una distribuzione di materia oscura, anche se la materia oscura direttamente non si vede. Non so se questo è sufficientemente chiaro. Grazie. Una domanda sulla fisica quantistica. La formula delta x per delta p maggiore uguale di h mezzi ci dice che non si può calcolare la velocità e la posizione con la stessa precisione. Ma io dico, la natura lo saprà dove sta l'elettrone e che velocità ha contemporaneamente? Cioè l'uomo non si può immedesimare nella natura, trovare un modello matematico dal punto di vista della natura per trovare la posizione e la velocità contemporaneamente con la stessa precisione? Questa è una domanda che Einstein si è posto a lungo e ha dovuto decidere che non era possibile. Quindi mi dispiace, ma non sono in grado di andare oltre. E ha dovuto decidere perché degli esperimenti chiave, anche relativamente recenti, fatti con atomi, luce, eccetera, hanno mostrato in linea di principio che questo programma non è concretizzabile. Sai, poi che cos'è la natura, no? Diciamo, io, no, vi ricordate, ho detto questa battuta che uso dire, che insomma ci sono certe cose che bisogna che ci convinciamo che sono vere, esattamente come è vero l'affermazione che la Terra è rotonda, no? Va bene? C'è sempre un limite a che cos'è una cosa, a dire che cos'è una cosa vera, no? C'è sempre un limite. Umanamente possiamo cercare di spingerci il più in là possibile e credo che qui ci siamo abbastanza. Questo ragionamento sulle simmetrie si può applicare anche alle generazioni di particelle, l'elettrone, muone, tau, questa legge? Ci piacerebbe e ci sono molti tentativi in questa direzione, perché questa triplicazione queste tre righe, no? Vedete, ho scritto I uguale 1, 2, 3, queste tre righe, no, sono un po' un mistero, diciamo, no? Le includiamo perché è un fatto, esistono, no? Tutte queste particelle esistono. Ma, per esempio, e questa è un'altra delle ragioni concettuali per ritenere che il modello standard non è completo, sta in questa pagina qui. Vediamo se ci arrivo, eh. Ecco, sta in questa pagina qui. Vedete, qui un mio collega più versato di me nell'uso dei computer, eccetera, ha cercato di rappresentare in questo modo qui, con tanti parallelepipedi, di altezza opportuna per rappresentare le masse di tutte queste particelle. Cioè, allora, tutte le 3×4^12 particelle che costituiscono la materia hanno una massa, anche i neutrini adesso sappiamo che hanno una massa, per lungo tempo si pensava che non l'avessero, e però, vedete, diciamo, le masse sono
molto diverse fra di loro. In realtà per poter, diciamo, l'altezza è proporzionale alla massa, però per poterlo disegnare qui è stato fatto uno rescaling, vedete, diciamo, è stato fatto una contrazione, no? Per esempio, se io avessi voluto disegnare quello che si chiama il quark top, perché è il più pesante, e il neutrino più leggero, ci voleva non c'era lo spazio, quindi qui è stato deciso di moltiplicare per 10 a meno 11 il risultato, va bene? Quindi per dire che tutte queste 12 masse sono distribuite in un modo, in un grande intervallo, e non abbiamo la minima idea di come questo succeda, Per ogni MI c'è un lambda I. Li misuriamo i lambda I e troviamo che torna questa legge, l'ho fatto vedere, non è vero? Però i lambda I sono dei parametri della teoria, li misuriamo, va bene? E perché c'è questa gerarchia di masse? Quindi non c'è niente d'analogo, per esempio, in fisica atomica le energie degli atomi si sanno calcolare in termini di poche quantità, no? Diciamo, le righe si sanno ricostruire in termini di poche quantità, quindi sono le energie degli atomi. Non c'è un analogo per le famiglie delle particelle elementari. Molti di noi hanno cercato di spiegare queste cose in termini di simmetrie verticali, orizzontali, eccetera, quindi anche lì ci potrebbe essere qualche cosa, però non c'è ancora riuscito nessuno. Un'altra domanda sull'intervento che ha fatto precedentemente il ragazzo sul il principio di indeterminazione. Noi praticamente abbiamo descritto il fenomeno, cioè si è stato descritto il fenomeno come una funzione di probabilità, perché non sappiamo effettivamente geometricamente come si spiega il fenomeno fisico, cioè l'elettrone ubiquo che sta questa, dentro questa nuvoletta di, diciamo, di funzione di probabilità, no? Comunque l'elettrone, tutte le particelle. Sì, però dice, sì, prego, prego. Voglio dire, magari geometricamente, cioè, lei dice che non è possibile rispondere a questa, rimarrà sempre un principio. Però diciamo, io ho creduto di rispondere a questa domanda precisa, va bene, no? Vedete, è vero, diciamo, il modo per conciliare questo principio di determinazione, no? con le osservazioni, va bene, no? È quello di basarsi fondamentalmente sul concetto di probabilità, cioè in realtà nella fisica atomica in gran parte delle situazioni non si sa dire qual è esattamente il risultato di un esperimento, ma si sa dire che l'esperimento può dare questo risultato con una certa probabilità oppure quest'altro risultato con una certa alta probabilità, ok? Allora, quello che dicevo allo studente che ha fatto la domanda è la cosa seguente, che Einstein a lungo ha creduto che questo fosse dovuto a una conoscenza incompleta che noi abbiamo della realtà fisica e che quindi, includendo altre variabili, altre grandezze osservabili, sarebbe stato possibile arrivare a formulare una teoria perfettamente determinata, in cui la probabilità cessa di essere rilevante. Diciamo, nella formulazione che Einstein voleva è stato provato che questo non è possibile, ok? Quindi diciamo, cerco di dare una risposta tecnica. Poi naturalmente diciamo, non c'è limite alla conoscenza, chi lo sa, diciamo, ci sono. Questo è un problema in un certo senso aperto che va anche al di là del modello standard, che si muove esattamente all'interno dell'ambito concettuale della meccanica quantistica, della teoria dei campi, eccetera, va bene? C'è chi si domanda se queste cose appunto hanno un'interpretazione, molti mondi, ma sto parlando di molti mondi, diciamo, appunto, ci sono dei tentativi di andare oltre, però diciamo, perlomeno sin tanto che si cerca di tenere una connessione con esperimenti, eccetera, direi che per il momento non c'è un modo per andare oltre questo punto di vista. Una terza domanda sull'energia oscura, no? La parte predominante del grafico. Sì. Cioè l'universo si espande e si accelera la sua espansione, no?
Cioè praticamente si può spiegare intuitivamente come una pallina che scende su un piano inclinato, no? Si potrebbe dare una spiegazione così o troppo semplicistica? Cioè se l'universo è in uno stato di potenziale più alto scende... Dunque allora, il signore è informato, allora quello che è stato visto da una decina d'anni è stato visto, allora l'universo si espande, va bene, e si è osservato che la velocità di espansione in realtà diciamo, non c'è una contrazione continua, ma che c'è un'accelerazione. Non credo di avere nessun disegno che illustra questo fatto. Diciamo, esiste una spiegazione possibile di questo fenomeno che corrisponde a una modifica definita delle equazioni di Einstein della relatività generale. Però diciamo non mi sento di andare più in là per cercare di spiegare che cosa sta succedendo, anche perché secondo me ancora nessuno lo sa veramente cosa sta succedendo. È un fatto che si osserva per varie ragioni dirette e indirette, che c'è bisogno nella torta cosmica, che non sto trovando, di una componente che chiamiamo di energia oscura, che secondo me è ancora abbastanza misteriosa. Prego. Allora, questo fatto che si diceva ora, che l'universo sembra espandersi perché la legge di Newton sembra avere un altro termine diverso, potrebbe essere legato all'esistenza di una massa diversa, per esempio masse positive e negative. Insomma, ci sono, com'è che possiamo dire che la massa... Dunque, allora, io l'unica cosa che posso dire è che i candidati a interpretare la materia oscura non mancano. E diciamo, e ci sono diversi programmi sperimentali che cercano di catturarla. L'altra cosa che posso aggiungere è che secondo me, senza qualche osservazione sperimentale diretta della materia oscura, rimarrà un mistero capire che cos'è. Di un altro bosone di Higgs. Sì, ma diciamo, guarda, come ho detto, non è necessario che una particella prenda massa per il bosone di Higgs. È vero, perché lo diciamo spesso, ed è vero che tutte le particelle che conosciamo prendono massa grazie al fatto che esiste il condensato di Higgs. Ma non è un fatto vero in generale. Nella teoria dei campi è perfettamente descrivibile, per esempio, le particelle supersimmetriche come le particelle che prendono massa in un modo che non ha niente a che fare col campo di Higgs, ok? No, assolutamente no, perché ogni tipo di massa per definizione quasi si comporta dal punto di vista gravitazionale allo stesso modo. Qual è l'origine della massa, ammesso che ce n'abbia una, probabilmente ce l'ha, della materia oscura? Nessuno lo sa, perché nessuno sa chi è che costituisce la materia oscura. C'è qualcuno che dubita anche del fatto che siano una qualche altra forma di particella. Francamente a me sembra difficile immaginare qualcosa di diverso, però ci sono anche dei tentativi in questa direzione. Non lo sappiamo, la risposta è non lo sappiamo. Posso provare? Riccardo, nella tua presentazione hai mescolato aspetti scientifici ma anche aspetti personali. Hai fatto una considerazione
che ha stimolato la mia curiosità. A proposito della tua, adesso non sono sicuro di usare esattamente la tua parola, ma insomma la tua considerazione verso i colleghi sperimentali, che è andata aumentando nel tempo. Puoi dire qualche cosa in più? Sì, ma certo, ma certo. Diciamo, insomma, io non c'è dubbio che sono venuto qui, avevo un'ideologia da teorico puro, va bene, no? E perché? Perché la mia in che senso ho detto quello che ho detto? Perché la mia visione della fisica e della realtà è un pochettino cambiata, diciamo. Io adesso vedo, diciamo, la fisica, no? La fisica la vedo come una carta geografica in cui ci sono, diciamo, le città più o meno importanti, va bene, che stanno sempre lì, che naturalmente si allargano, si restringono, eccetera, nella storia, e che secondo me corrispondono ai fatti sperimentali, va bene? Quelli sono i punti fermi, va bene? Quelle sono le vere scoperte che corrispondono a quella che io chiamo la realtà, in breve, va bene? Poi ci sono le vie di comunicazione fra le varie città, va bene? Che sono di vario tipo, autostrade, aeroplani, cambiano, naturalmente influenzano anche la nascita di città nuove, per carità, non voglio minimizzare il ruolo della teoria, però io vedo la teoria adesso come questo tipo di cose, come questa rete di comunicazione, ma i punti fermi sono gli esperimenti che ci fanno dire che fanno progredire la scienza, io penso. Non so se mi sono spiegato a sufficienza. Ci sono altre domande? Prego. La particella di Dio è solo una sigla che gli ha dato la stampa o c'è qualcosa di altro? Per un errore di comunicazione che adesso non vale neanche la pena di rintracciare. Per un errore di comunicazione, sì. Per un errore di comunicazione. Ci sono altre domande? Allora, ringraziamo di nuovo il professor Barbieri. Grazie Riccardo, molto piacevole. Non sono cavata, perché sai.